Cari amici, vi saluto sempre da San Francisco. Oggi vi vorrei raccontare com'è andata la prova di ieri, che è stata importantissima, l'assieme che ci permetterà poi domani di poter debuttare qui a San Francisco il Recon di Verdi. Prima di tutto una sensazione di grande stupore a partecipare a questo evento per i numeri. Siamo con, per dare un esempio, l'orchestra sta lavorando con 22 violini primi e così in proporzione poi tutte le altre sezioni e il coro siamo 160 artisti. Questo permette veramente di ascoltare il Requiem in tutte le sue componenti e nella giusta relazione, cioè purtroppo in Italia ormai per la crisi che viviamo da anni. I cori sono sempre in un numero esiguo rispetto a quello che la partitura richiede. Qui veramente c'è la possibilità di ascoltare tutti i passaggi senza che le voci vengano schiacciate dal suono orchestrale. L'acustica del teatro è veramente meraviglioso, il teatro è di 3200 posti. Domani cercherò di farvi qualche registrazione per farvelo vedere. Prima di tutto, io credo che il maestro Luisotti ha avuto un'idea geniale, quello di alternare nelle G si alterna un americano e un italiano e il quintetto d'archi dopo l'offertorio si cambia, quindi metà Requiem viene realizzato dalle prime parti del San Carlo come prime parti e poi l'altra metà dalle prime parti dell'opera di San Francisco. E la stessa cosa è avvenuta nel coro, a un italiano si alterna un americano, quindi l'italiano è accompagnato da due americani e così succede per l'americano. Questo ha generato uno spirito sano di buona competizione. Io ieri veramente ho visto gli artisti profondamente concentrati. Basti pensare che noi abbiamo fatto un solo assieme e praticamente dopo la prima ora i dettagli da ripetere, da sistemare erano veramente minimi. Questo perché proprio c'era la concentrazione da parte di tutti di voler rendere il massimo e di voler dimostrare alla persona che si conosceva in quel momento: io sono all'altezza di stare al tuo lato, e questo ha creato proprio nel suono quella giusta tensione che a me personalmente è molto piaciuta. Naturalmente non è più il mio coro né il coro del maestro di San Francisco, si è generato un nuovo organismo ed è incredibile come il suono è cambiato, è una cosa nuova. Questa amalgama tra scuole diverse e tra maniere diverse di cantare ha creato un soggetto nuovo che io ieri ascoltavo e mi beavo di questo suono e stavo in platea spostandomi nei vari punti del teatro perché era proprio una sensazione nuova, no? Come ascoltare un coro nuovo, non quello che uno ha in sala, e con i pregi e i difetti della novità. Io sono veramente molto orgoglioso della prova di ieri. Oggi è una giornata libera perché a San Francisco questa sera fanno il Falstaff, diretto dal maestro Luisotti. Invece ci sarà poi un evento diciamo con gli sponsor, una cena con gli sponsor dove suonerà il quartetto d'archi del teatro, delle prime parti del teatro, e io accompagnerò un gruppo del coro che si è trovato qui a San Francisco senza pianista e quindi hanno chiesto questa cortesia di accompagnarli, e loro proporranno degli arrangiamenti di canzoni classiche napoletane in questa cena con gli sponsor americani. Vi mando un saluto e domani cercherò di farvi delle registrazioni del teatro per farvelo vedere e poi vi racconterò com'è andato il concerto. Un grande abbraccio a tutti.